Buongiorno a tutti, oggi parliamo di Via Libera al modello 730/2023 per l'anno 2022. Con il provvedimento del 6 febbraio 2023 l'Agenzia Entrate ha approvato il modello 730/2023 relativo al periodo di imposta anno 2022 unitamente alle istruzioni per la compilazione. Vediamo le principali novità. Abbiamo sicuramente la nuova disciplina degli scaglioni e delle aliquote IRPEF, la rimodulazione delle detrazioni per lavoro dipendente, assimilati e pensioni, la riforma delle dichiarazioni, chiedo scusa, delle detrazioni per i figli a carico. Su questo mi soffermerei maggiormente. Con riferimento a quest'ultimo punto, infatti, a decorrere dal 1° marzo 2022, le detrazioni per figli a carico spettano solo per i figli maggiori di 21 anni. Se vi ricordate, in più di una trasmissione su Radio Sound abbiamo parlato dell'assegno unico che partiva come decorrenza del 1° marzo 2022. Quindi per i figli di età inferiore a 21 anni, tali detrazioni sono state sostituite dall'assegno unico universale, erogato dall'INPS a seguito di apposita richiesta. Anche qualche settimana fa siamo andati ancora sull'argomento dell'assegno unico, questa volta per il 2023. L'ammontare delle detrazioni spettanti è pertanto determinato secondo le vecchie regole per il periodo del 1° gennaio al 28 febbraio 2022, perché dal 1° marzo 2022 ha avuto decorrenza l'assegno unico, le disposizioni appunto dell'assegno unico universale. Poi attenzione, abbiamo altre novità, principalmente il trattamento integrativo della retribuzione, quello che alcuni chiamano ex bonus Renzi, che dal 1° gennaio 2022 è riconosciuto nella misura di 1.200 euro ai lavoratori il cui reddito complessivo non sia superiore a 15.000. Se il reddito di riferimento è compreso fra 15.000 e 28.000, il trattamento integrativo spetta se la somma di alcune detrazioni è maggiore dell'imposta lorda. Poi c'è anche, da ultimo, la novità riguardante la detrazione dell'imposta lorda per le spese sostenute per il realizzo di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. Questa detrazione è prevista nella misura del 75% con massimali diversi a seconda del tipo di intervento. L'ultimissima, con riferimento alle detrazioni per canone locazione, per i giovani, per l'abitazione destinata alla propria residenza, viene modificata la disciplina stabilendo che tale agevolazione spetta ai giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti. La precedente formulazione normativa prevedeva che l'agevolazione spettasse ai giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni. Tutto qui, le principali novità sono queste. Comunque nel corso poi delle prossime settimane spesso parleremo ancora della compilazione del modello 730/2023 anno 2022. Cari saluti a tutti gli ascoltatori di Radio Sound.